Ho iniziato una relazione all'età di 14 anni, già da subito erano già iniziati dei problemi, ma ero convinta che fossero dei problemi superabili. A 27 anni sono diventata mamma di due bambini. E là è subentrata la consapevolezza che avevo messo al mondo due esseri che non c'entravano niente con quel tipo di realtà. Lui amava, ma amava in modo sbagliato. Lui era geloso, possessivo, inferiva contro le persone. Il rapporto tra me e lui non era tra due persone, marito e moglie, ma tra padre e figlia. Dunque tu non devi pensare. La vergogna è tanta e le cose subite a casa non facevo sì che emergessero fuori e non sapevo con chi. Poi sono venuta a conoscenza da altre persone di questi centri e mi sono rivolta a loro. E da quanto tempo sei in questo centro? Un anno e un mese. Il 2 aprile ho chiuso la porta di casa e sapevo che avrei iniziato una nuova vita. Per me c'era un'altra opportunità. Mi sentivo molto annientata, non potevo pensare, non potevo... E qui invece è stato il posto dove poi, diciamo, come la fenice, c'è morte che ti porta alla risurrezione, qua ho avuto la possibilità di sperimentarmi veramente chi sono. Io adesso mi sento libera, libera di scegliere, libera di pensare. Qualche anno, ma noi ne siamo venuti a conoscenza soltanto adesso, la Regione ha cominciato a chiedere un fitto, un contributo al Comune per questi locali e naturalmente se si spalma su molti anni questo fitto assume una cifra veramente importante. Allora, poiché il Comune non ha le carte in regola, che cosa vogliono fare? Vogliono chiudere questo centro alla scadenza del bando, che è il 30 luglio, per evitare problemi, per evitare danno erariale. La Regione ha emanato un comunicato dove garantisce ogni impegno per scongiurare la chiusura di un centro che esiste da 20 anni, che ha seguito quasi 10.000 donne. Pare che uno spiraglio si stia aprendo. C'è comunque un altro problema nel quale incorrerà questo centro. Il governo italiano ha emanato un decreto legislativo, il numero 50, che riordina tutti gli affidamenti pubblici. I decreti attuativi non sono ancora usciti. In mancanza di questi decreti, il Comune ha deciso di non fare né proroghe dei servizi in atto né nuovi bandi. Quindi tutti i servizi antiviolenza che orientativamente entro luglio finiranno il periodo di affidamento non avranno la possibilità di essere continuati. Non si può concepire che questi servizi siano come gli altri. Questi sono servizi di utilità pubblica, di emergenza, che vanno in continuità e che quindi le questioni burocratiche, piuttosto che diventare kafkiane e assurde, devono andare incontro a questa esigenza, perché poi le donne sono uccise e la gente si strappa ipocritamente i capelli. Di semplicemente solo grazie al centro che esistono i centri, perché io da sola non ci avrei mai potuta fare con tutto ciò, che avevo tanta volontà, ma non bastava solamente la volontà. Chiedete aiuto, rivolgetevi a delle persone competenti e poi il percorso viene da sé.